Salve a tutti. In questa meditazione proveremo a pensare al valore delle cicatrici che si formano all'interno della nostra vita, all'interno della nostra realtà. È possibile infatti pensare che non tutto ciò che apparentemente è perfetto sia migliore. È possibile pensare infatti, pensare al vaso rotto. Cade e si frantuma in molti cocci. Cosa possiamo pensare di fare? Possiamo pensare che sia da buttare, oppure possiamo pensare di riattaccarne i pezzi, cercando poi magari di rimetterlo a posto così com'è. E per quale motivo molti potrebbero pensare che un vaso rotto, seppur riaggiustato, è un vaso brutto, è un vaso che non ha valore, è un vaso che non ha più bellezza, è inadeguato, ciò che non è più perfettamente integro non va bene. Se non va bene, non deve essere mostrato. Metaforicamente parlando, ciò che è rovinato non è più come prima. Quando qualcosa si rompe, non potrà più tornare come era prima e quindi non avrà mai più lo stesso valore. Ma è proprio così? Se potrebbe pensare che quando abbiamo delle ferite, per le quali siamo rimasti colpiti, queste ferite non siano qualcosa di assolutamente negativo che vada nascosto, ma addirittura può essere qualcosa che può essere valorizzata. Possiamo pensare di valorizzare l'unione di ciò che è stato diviso. Ciò che erano due diventa uno solo. L'unione di ciò che si è frantumato, che significa la vita e il cambiamento che essa porta con sé. La modifica. La vita, infatti, non è mai lineare. Presenta sempre delle spaccature, delle divisioni, delle scissioni, dei momenti di crisi che ci portano a rimodulare noi stessi, a cambiare, ad adattarci. Bene, quel vaso siamo noi. E noi possiamo mostrarci con fierezza, con i nostri limiti, con le nostre cicatrici. Esse sono la dimostrazione di ciò che siamo riusciti a riparare, di ciò che abbiamo fatto diventare unità,
Potremmo essere orgogliosi di queste cicatrici che portiamo, che sono il segno di ricordo di momenti difficili, di sofferenza e di difficoltà che abbiamo vissuto, ma soprattutto che abbiamo superato. Le nostre cicatrici diventano pertanto le venature dorate di quel vaso che attraverso la riparazione interiore assume un nuovo significato che ci rende unici, che ci rende speciali. Non esiste una vita priva di difficoltà, di dissidi, di divisione. Probabilmente è vero, un vaso rotto non sarà mai come prima, perché un vaso rotto può essere anche molto più bello di prima. Saprà di vissuto, di esperienziale, di unicità speciale, perché manifesta la forza di riunirsi e di tenere tutti i cocci uniti, perché pur essendo stato frantumato è stato in grado di ritornare un'unità, di rinsaldarsi con più forza di prima, più di prima, meglio di prima. E allora probabilmente non dobbiamo più accantonare quel vaso, non ci dobbiamo più nascondere, ma possiamo prendere coraggio e poter esporci nei luoghi più luminosi, visibili a tutti, fieri di mostrare la bellezza della nostra unicità. E a questo punto forse è importante meditare su una storia lontana, in un luogo lontano, in un tempo lontano, in cui un contadino raccoglieva l'acqua e la portava al mercato. E ogni giorno, per prendere quest'acqua, doveva recarsi al ruscello con due grandi vasi, uno all'estremità di un palo e uno all'estremità di un altro. Però uno dei due vasi aveva una crepa e l'altro era perfetto. E questi due vasi avevano la consapevolezza: uno si credeva perfetto, l'altro si vergognava di se stesso. E quando il contadino arrivava al mercato, il vaso integro conteneva tutta l'acqua raccolta e il contadino poteva avere da quel vaso la paga quotidiana, mentre il vaso rotto ne perdeva una parte, la maggior parte, quindi la paga era più che dimezzata. E per anni ed anni il contadino ripeteva questa storia tutte le mattine, tutti i giorni. Il vaso perfetto assolveva il compito per cui era stato costruito. Era orgoglioso, era superbo, era vanitoso, si sentiva perfetto. Mentre il vaso rotto si vergognava del proprio difetto e non capiva per quale motivo il contadino continuasse a usarlo quando poteva prendere un altro, uno nuovo, uno migliore. Però un bel giorno il vaso rotto si fece forza e decise di chiedere al contadino come mai continuasse ad usarlo, visto le perdite di soldi e di materiale che ne conseguivano. Il contadino rispose in maniera sorprendente, come il vaso non avrebbe mai immaginato. Infatti il contadino pensava che
pur sapendo sempre del difetto del vaso. Potevo usare questo difetto per creare qualcosa di unico. E così aveva piantato dei semi di fiori lungo il sentiero, dal lato del vaso rotto. E ogni giorno, mentre camminava, il vaso rotto poteva annaffiare queste piante. E grazie al vaso rotto, il contadino aveva potuto raccogliere i fiori più belli per decorare la tavola, per decorare la casa. E senza l'unicità di essere semplicemente come si è, non ci sarebbero mai state queste bellezze per il contadino. E quindi possiamo pensare che tutte le difficoltà, tutti i nostri aspetti che talvolta vediamo come difetti ci rendono unici, ci rendono quello che siamo oggi. Anche i difetti fanno parte di noi, non dobbiamo più nasconderci e soffocarli, perché altrimenti essi premeranno per emergere. Non significa dover accettare tutto quello che ci sembra un difetto. Però, ad esempio, possiamo accettare la nostra timidezza, una timidezza che ci rende ricettivi alle sfumature delle altre persone, che ci fa sviluppare empatia, che ci fa sviluppare sensibilità, la sensibilità che talvolta ci fa soffrire. Possiamo anche a volte essere fieri se siamo impulsivi. Se vi è la presenza di un'energia pronta, emergente, vitale. E possiamo ringraziare anche i momenti di debolezza, quelli che ci fanno imparare ad essere cedevoli, che ci fanno venire dubbi, che ci fanno cambiare. Possiamo provare a imparare dagli errori, ad accettarli, a seguirli, perché da questi comportamenti può sbocciare quel fiore che ci renderà unico. Nella natura ci sono tanti fiori, tante piante, tanti alberi che non hanno bisogno di accettarsi, sono semplicemente quello che sono. Le foglie cadranno in autunno e a primavera ci sarà una nuova fioritura. E senza la caduta delle foglie non sarebbe possibile una nuova fioritura. Tante volte, senza la sofferenza, non sarebbe possibile nutrire nuova gioia. Possiamo diventare consapevoli degli aspetti di noi che non ci piacciono e possiamo cominciare ad accettarli. Questo porterà alla trasformazione di un difetto che non sarà più visto come tale. Forse i nostri difetti sono proprio lì ad aspettarci per fare sbocciare nuove capacità. Vi ringrazio, un caro saluto da Francesco Samani.